riferimenti culturali ormai sono diventati talmente tanti che non so più individuarne alcuni piuttosto che altri, perché naturalmente c'è, per forza di cose, nel mio DNA c'è lo stile di Bonvi e di Silver, che sono stati i miei maestri, quindi il fumetto umoristico, tendenzialmente umoristico, però poi sono stato innamorato di tanti altri autori, Magnus, Pazienza, Pratt, autori americani, autori francesi, autori sudamericani. Io sono tendenzialmente rimasto nell'area del fumetto umoristico, ma solo per questioni di circostanze, perché avrei potuto benissimo mettermi a fare disegno d'avventura, ma non ho avuto l'occasione perché ho cominciato a lavorare abbastanza giovane con Silver e Bonvi, per cui sono rimasto in quel filone lì. Ancora oggi, ad esempio, chi si occupa del disegno del fumetto umoristico trova meno occasioni di lavoro di chi fa il fumetto d'avventura, ma non perché non sia apprezzato, semplicemente perché gli editori non hanno saputo mantenere la tradizione del fumetto umoristico, che in Italia è grandiosa, per inseguire le mode. Noi siamo stati in un certo senso colonizzati dai fumetti dei supereroi americani e dai fumetti manga giapponesi, che in prevalenza sono avventurosi. Poi c'è il fumetto alla Bonelli, che è avventuroso, per cui gli editori, soprattutto quelli con meno coraggio, non hanno fatto altro che buttarsi dove gli sembrava che andasse la corrente, quindi verso il fumetto d'avventura. Il discorso della graphic novel, secondo me, non è altro che un'etichetta commerciale. Cioè, la graphic novel in Italia è sempre esistita perché gli autori di fumetti hanno sempre fatto storie lunghe, narrative, diciamo romanzesche, a fumetti. Mi ricordo, ad esempio, per citare le più famose, La ballata del mare salato, dove compare Hugo Pratt, era una graphic novel, era un romanzo a fumetti. Ma certe storie di Magnus, ad esempio, dello sconosciuto. Lo sconosciuto è un personaggio, secondo me, il più bel personaggio a fumetti degli anni 70. Era totalmente coinvolgente nella lettura, come un bellissimo romanzo. Ha scritto anche romanzi piuttosto più tetri, ad esempio, L'uomo che uccise Ernesto Che Guevara. È una storia un po' difficile da leggere, ma con una profondità narrativa incredibile. Quindi, ecco, la cosa che mi lascia amareggiato è questo: in Italia si inventa una sigla, cioè una categoria merceologica, e la si chiama graphic novel. Ecco che i librai ricavano uno spazio negli scaffali per le graphic novel a fumetti, cose che prima non facevano, perché non esisteva uno spazio per i fumetti in libreria, semplicemente. A meno che non fosse il grande editore Mondadori Rizzoli a imporre, che ne so, la raccolta di tutto Mafalda, e allora i librai erano costretti a trovare una collocazione, magari tra i libri per bambini, anche cose che per bambini non erano. Adesso diciamo che l'invenzione del logo, del marchio merceologico, ha, se non altro, creato gli spazi in libreria, ma ha creato anche dei malcostumi che secondo me sono beceri. Ad esempio questo: prima esistevano le riviste a fumetti in edicola, in cui si leggevano le storie a fumetti prima che venissero raccolte in volume. Questo permetteva due cose fondamentali: la prima, che gli autori venissero pagati mentre producevano le storie; secondo, che si coltivava attraverso l'edicola un'abitudine alla lettura di fumetti. Adesso in edicola di fumetti, diciamo che non siano i soliti bonelliani o Disney, ma fumetti, diciamo, anche di diverso tipo, un po' più sperimentali, un po' più innovativi, è difficile trovarne, perché le riviste che paghino gli autori per produrre storie a fumetti non ce ne sono più. Quindi gli autori a fumetti dovrebbero in teoria mettersi a disegnare una storia di 100-200 pagine e poi andare a proporlo ai vari editori, per cui se gli editori accettano ci sarà forse un compenso sulle vendite col tempo, cosa che è improponibile per chi, diciamo, è un professionista che vuole avere un guadagno immediato dal suo lavoro. Per dire, ad esempio, adesso si pubblicano moltissimi volumi a fumetti,
soprattutto in certi paesi dove tradizionalmente il fumetto è un business che rende soldi agli editori, ad esempio Belgio, Francia. Belgio, Francia. Ma adesso sta diventando un problema l'estrema facilità di produzione dei fumetti, perché i meccanismi di produzione tipografica hanno abbattuto i costi, per cui stampare un libro costa meno. Con queste modalità di trattamento degli autori costa meno anche comprare i diritti per pubblicare un fumetto. Non essendoci un sindacato di autori di fumetti, non essendoci un albo professionale o comunque una maturità nell'ambiente, succede che molti autori di fumetti svendono per una ristampa il proprio lavoro per poche lire. Insomma, molti fattori messi assieme fanno sì che il malcostume si perpetua, anche se i mezzi sarebbero tali da permetterci un'alta professionalità, un rinascimento del fumetto italiano, direi. Perché ricordiamoci una cosa, che il fumetto è un mezzo creativo estremamente rivoluzionario, perché non ha bisogno di mezzi economici importanti. Cioè, un autore, se ha qualcosa da dire, lo può dire con dei fogli di carta e delle matite. E con un po' di pazienza può arrivare a scrivere il suo romanzo senza bisogno di produttori cinematografici, finanziatori, soci, manager che ti finanziano. E quindi è sempre stato il fumetto una fonte di idee infinita. Il cinema americano dei Colossal attinge a piene mani dal fumetto, perché si trovano queste sceneggiature perfettamente calibrate, perfettamente studiate per un pubblico, tra l'altro un pubblico che hanno avuto modo di affezionare nel tempo e di mettersi in sintonia con questo pubblico attraverso i personaggi che hanno pubblicato prima nei fumetti. Quindi diciamo che è una capacità imprenditoriale quella di saper vedere che un fumetto può non essere solo un fumetto. Un fumetto può essere una grande storia, può essere un business, può essere un modo per avere grandi guadagni. E poi la condizione dell'autore invece, che non è quella del rappresentante di se stesso o del manager che va a proporre il business a chi ha i capitali, fa sì che poi molte idee rimangano nel cassetto, inutilizzate, invendute, non sfruttate, non sviluppate adeguatamente. Cioè, ad esempio, ho parlato prima dello sconosciuto. Lo sconosciuto solo in Italia è sconosciuto. Rimane sconosciuto. Perché in altri paesi sarebbe stato come minimo dato in mano dei bravi autori che l'avessero potuto continuare, non come l'avrebbe fatto Magnus, ma in un modo altrettanto dignitoso, altrettanto interessante. Cioè, in Francia, ad esempio, hanno la venerazione per dei personaggi come Blake Mortimer o Tintin, eppure non hanno nessun problema a trovare chi scriva e disegni nuove storie di Tintin e Blake Mortimer. Certo, devono essere grandi autori, altrimenti il pubblico non ne rimane soddisfatto. Però non, si approfitta di questa tradizione, non la si spreca così come se niente fosse. Qua in Italia ci si dimentica non solo i personaggi, ci si dimentica autori che hanno pubblicato e hanno avuto un rapporto diretto settimanale o mensile con lettori di varie generazioni. Grandi autori come Luciano Bottaro o Magnus o Rebuffi, che hanno inventato personaggi come Pompon, Pugacciov, Pepito e tanti altri, ma qui li si dimentica come se niente fosse. In realtà nelle piccole case editrici sparse in tutta la nazione c'è un grande fermento di graphic novel prodotte da ragazzi giovani, cioè io preferisco chiamarli fumetti, romanzi a fumetto, ecco, diciamo. Ad esempio Paolo Cossi di Pordenone è un ragazzo che ha scritto e disegnato alcuni romanzi a fumetti, alcuni dei quali hanno vinto prestigiosissimi premi in Francia. Adesso, ad esempio, una delle sue ultime opere è la biografia a fumetti di Hugo Pratt. Cioè, anche farsi venire queste idee sono cose interessantissime, perché Hugo Pratt ha avuto una vita avventurosa, quindi ce n'è di materiale su cui raccontare. E quindi c'è il fermento, no? Però il problema è questo, che ad esempio sono piccoli editori che hanno una distribuzione limitata, le tirature sono irrisorie,
se si arriva a 1000 copie di un volume è già molto. Mentre prima, se avevi l'occasione di pubblicare una storia a fumetti su il Corriere dei Ragazzi o sul Giornalino o su altre riviste in edicola, arrivavi a centinaia di migliaia di persone in un botto. Quindi se eri bravo ti facevi conoscere.